Che avete per me stavolta? Vediamo, vediamo! Oh, una vera fortuna! Roba da brividi! Vi meritate senz'altro uno di questi scritti! Spero che Faulkner non si sbagli. Non capisco come si possa credere all'esistenza del passaggio a nord-ovest. La Octavius, il primo e ultimo comando di Hendrik van der Hoel. Hendrik van der Hoel, il timoniere di Capitan Kidd, poi anche lui capitano. La rotta che cercavi non esisteva, Hendrik. Spero che tu non abbia sofferto troppo. Devo andarmene di qui. Devo andarmene. Ci è mancato poco. Devo restare intrappolato.
Non ho molto tempo. E a fianco alla roccia che non combacia. Di nuovo qui. Che avete per me? Che roba! Vi siete meritato anche l'ultima lettera. Fatemi sapere che cosa troverete. Joseph Palmer si ritirò in Giamaica, vicino a questo castello. Faulkner dice che la pergamena potrebbe essere nel museo privato di Lord Lewis Hutchinson. Questo è un luogo malvagio. Il museo privato di Hutchinson. La pergamena di Kidd deve essere qui da qualche parte.
colpo deve essere partito dalla balconata. Il responsabile ha inseguito la vittima. Ma per dove? Il meccanismo della maschera è rotto. Mi domando come si possa vivere qui. Capisco perché Hutchinson impazzì. Questo posto è terribile.
qui intorno devono esserci degli indizi utili. Gli altri orologi potrebbero dirmi qualcosa. Deve aver scritto la risposta da qualche parte. Presso un albero baciato dal fuoco. Che ne pensi? Sembrano far parte di un unico pezzo di cuoio. È sotto il nido dell'aquila, accanto alla tana del lupo, presso un albero baciato dal fuoco e a fianco alla roccia che non combacia. È la rotta per un'isola. Non comprendo i simboli. È l'isola di Oak. L'avrò costeggiata chissà quante volte. Un'isoletta insignificante, a dir tanto. Trovarla sembra la parte più facile. Sì. E poi aspetteremo tutti il momento in cui ti metterà in caccia. Avete davvero trovato qualcosa? Sono un po' nervoso, capitano. Pensare al tesoro del capitano Kidd e ai misteri che lo circondano mi fa venire i brividi. Non avere paura. Sarà soltanto un tesoro. Lo pensavo anch'io, ma considerando quel che ha passato Kidd per nasconderlo, non ne sono più sicuro. Tutte quelle cartacce ci hanno condotto fino a quest'isola, che è fuori da ogni rotta, capitano. Ma cosa voleva nascondere Kidd? Non lo so, ma sono curioso di scoprirlo. Ricorda cosa c'era scritto. È sotto il nido dell'aquila, accanto alla tana del lupo, presso un albero baciato dal fuoco. Ecco. E accanto alla roccia che non combacia. Pensi che siano punti di riferimento?
Ci sono. Può darsi. Ci sono. Fatto. Perfetto. Ci sono. Perfetto. Ecco. So dove si trova. Ma come ci sei riuscito? Ecco perché sei il capitano. È una roccia davvero enorme. Qualche idea? Forse della polvere da sparo la smuoverà. Una bella esplosione, eh? Potrebbe funzionare. Di certo spaventerà a morte quei lupi, poco ma sicuro. Dovrebbe bastare.
Ma come? Ecco per cosa ha sofferto così a lungo il capitano Kidd. Incredibile. Eccoti qui. Per un momento ho pensato di averti perso, capitano. Tutto bene? Sì, almeno credo. Che è successo là sotto? Chi hai trovato? Tutto qui. Una moneta d'oro. Non c'era nient'altro. Si sono già soffiati il tesoro. Ma che diavolo... Non capisco come funziona. Ma ora comprendo perché per Kidd avesse tanto valore. Curioso oggettino, vero? Beh, grazie alla mia incredibile e inesauribile sapienza, posso dirti che proviene dalla prima civilizzazione. Pare che li usassero come scudi portatili. Emette un campo elettromagnetico di discreta potenza. Questo spiega la sua avversione al metallo. Spiega anche perché, secondo la leggenda, Kidd fosse invincibile. Con quel ninnolo in tasca faresti deviare perfino il proiettile di un moschetto. Una cosuccia proprio carina. Ho pensato che avresti voluto saperlo. Continuiamo?